Dunque, oggi ho voluto fortemente fare questo incontro con Giorgio, che era bel pezzo, eravamo una ventina di giorni, non ci vedevamo. Sì. Perché abbiamo divorziato. Voglio focalizzare l'attenzione su dei principi base, come abbiamo focalizzato prima l'attenzione sulle responsabilità della Sacra Inquisizione, del controllo della comunicazione, delle informazioni, della formazione, delle culture e quant'altro. E sarebbe piacevole sapere a quali organizzazioni sono affiliati quei 4 o 5 teste di cazzo che raccontano balle tutti i giorni in televisione. Sì. E ecco, allora, però noi abbiamo anche qualche amico. Uno di questi amici è Nino Galloni, con cui che tutti conoscono. Con cui ogni tanto entriamo in conflitto per qualche, diciamo, ma poco, puntualizzazione, però insomma in genere siamo abbastanza vicini e aderenti in ogni caso. Allora, Nino Galloni però fino a qualche tempo fa aveva una certa idea sulla situazione generale. E oggi è apparsa invece ieri, oggi la leggo, una sua diciamo comunicazione, come si dice? Esternazione, ecco, mi veniva, in cui dice una cosa che noi condividiamo non solo da adesso, ma da sempre. In particolare l'abbiamo formalizzato e focalizzato in maniera ufficiale, depositando una serie infinita di querele, in cui in ognuna di queste querele affrontavamo il tema del comportamento ignobile, infame, incostituzionale e illegale che mantenevano i nostri cari rappresentanti parlamentari. E quindi qui diciamo alcune cose. Quindi questo è il testo di un'intervista che ha fatto a un giornale. E quindi il giornalista dice: credete davvero che le grandi emergenze ci piovano addosso per cause accidentali? Un grande economista come Antonio Galloni ribalta la visione corrente. L'emergenza di qualunque genere, da quella incarnata da Greta all'ultimissima sanitaria, è utilizzata per concentrare il potere nelle mani dell'elite che ha portato il pianino sull'orlo del collasso attraverso il sistema finanziario. Capito? Lo ripeto. Sì. È utilizzata per concentrare il potere nelle mani dell'elite. Questo è il principio. Finanziario. L'emergenza, fra che sono quelle che controllano le multinazionali del farmaco. Esatto, qualunque tipo, dopo quello che viene specificato, l'emergenza serve per evitare di entrare nel merito delle questioni, perché non si riesce più a dare una risposta ai grandi cambiamenti dell'economia e della società, il cui primo e fondamentale è l'abbandono della moneta a debito. Il guaio? La tecnologia produttiva oggi può fare a meno di milioni di lavoratori. Alcuni comparti, invece, come i servizi alla persona e la manutenzione dell'ambiente, hanno un urgente bisogno di addetti. Ma attenzione, non si tratta di attività lucrose, quindi questi esercizi e servizi non possono essere gestiti in termini capitalistici, cioè di profitto. Il sistema capitalistico, infatti, induce a produrre solo quello che si può rivendere con un alto adeguato tasso di profitto. Quindi è questo, le cosiddette privatizzazioni non è che vanno a prendere il negozio di verdura, frutta e verdura che è fallito, o l'artigiano che è falegname, di scarpe usate. Va a prendere l'acqua pubblica, per esempio, che stanotte, certo, ieri hanno votato, dopo ci sono state una serie di, diciamo, pronunciamenti, in particolare il referendum del 2009. C'è stato anche, appunto, il referendum. Che abbiamo vinto a mani basse, il 96%, sì, esatto. Questi figli di puttana ieri hanno approvato la legislazione per la privatizzazione dell'acqua contro il parere del popolo, la volontà espressa del popolo. Perché? Perché nell'acqua c'è il business, mentre nei negozi di frutta e verdura li danno ai bengalesi, no? Ai Bangladesh. La soluzione per Galloni è semplice: immettere moneta non a debito a costo zero, ma ha un piccolo difetto. Spiazzerebbe le grandi banche, le grandi entità finanziarie del pianeta, quelle che hanno governato il mondo per secoli o per millenni, prima con l'oro e poi con la moneta creata dal nulla. Ragiona Galloni. Siamo arrivati a 4 milioni di miliardi di dollari di debiti, ma è un dato vecchio, siamo già a 7 milioni di miliardi di dollari, cioè di derivati e di swap, vale a dire 54 PIL, prodotti interni lordi mondiali, di tutto il mondo, 54 volte il debito. Adesso siamo arrivati a 70 volte.
ci ristracciamo le vesti perché il debito pubblico dell'Italia si avvicina ad essere una volta e mezzo il PIL nazionale, ma non diciamo niente sul fatto che il debito del pianeta è 54 volte, anzi precisiamo 70, il prodotto interno lordo terrestre. Ma soprattutto questo debito, ma chi cazzo lo deve avere? Mica ce lo dicono mai. Certo. Ci dicono che, cioè, e noi questo l'abbiamo denunciato già molti anni fa. No, noi sappiamo bene chi sono, hanno dei nomi e cognomi. Non è che... No, perché appunto noi li conosciamo bene, avete capito? Ecco, chiariamoci bene, sappiamo chi sono. E qual è? Non credessero di nascondersi come capita, come è successo e continua in Italia, dove di tutto si parla, fuorché della persecuzione e dei retroscena della Chiesa Cattolica, delle porcate che fanno i democristiani e d'accordo con la mafia. E qual è la caratteristica di questo capitalismo ultrafinanziario, turbocapitalismo lo chiamano, e collateralizzato? All'economia reale tutta questa moneta non deve arrivare, perché per una serie di motivi che qui non è troppo lungo spiegare, ci raccontano che siamo troppi e troppo voraci nell'erodere le risorse terrestri, una bufala storica, quella neomalthusiana. Il rapporto fra sviluppo economico e inquinamento non è reso da un'equazione lineare, come ben diciamo noi, ma da un non è reso da un'azione lineare, perché il progresso tecnologico abbatte l'impatto sull'ambiente. Se infatti oggi producessimo con le tecnologie di 100 anni o 150 anni fa, tutto quello che attualmente produciamo saremmo già morti. In realtà le tecnologie si sono costantemente evolute, rappresentano la variabile decisiva di un'equazione che non è lineare, ma differenziale. Perfetto. Quantica addirittura. Certo che dobbiamo darci una regolata per l'inquinamento da sviluppo, ma non c'è bisogno di regredire, e dato che l'establishment non sa come uscirne, perché questo è il concetto, da questo debito che abbiamo detto di 54-70 miliardi, cioè milioni di miliardi di dollari, non sa come uscirne, non volendo rinunciare al controllo del suo sistema finanziario e di potere distribuito a livello mondiale. Eccoci quindi immersi nell'emergenza artificiale permanente, questo dice Galloni, e noi siamo perfettamente d'accordo. E andiamo, allora, faccio vedere. Allora, questa è la prima denuncia che abbiamo fatto contro il signor Conte, Mattarella, Speranza, Gualtieri, Bonafede, Zaia, Fontana, eccetera, eccetera, per tutta una serie di reati connessi all'emanazione del DPCM del 25 gennaio e poi replicato con quello operativo del 24 febbraio del 2020. E qua c'è tutto. Di queste denunce non abbiamo fatte non una, ma per ogni variabile che c'è stata nel corso degli anni, di questi due anni, ben 11. La penultima è questa qua, che poi è quella, diciamo, più o meno definitiva, più aggiornata, diciamo, anche completa e complessa, in cui qui poi andremo a vedere tutto quello che è stato fatto in maniera disorganica, in disapplicazione di tutte le norme giuridiche e costituzionali che governano questo paese. Ma io volevo portare l'attenzione invece su questa terza. Allora, questa qui è una querela che abbiamo fatto il 21 gennaio del 2020, cioè tre giorni prima dell'emanazione del DPCM che ha innescato la cosiddetta persecuzione degli italiani. E che cosa diciamo? Allora, querela in merito alla violazione del dettato di vari articoli della Costituzione e dell'articolo 1277 del Codice Civile. Che significa? E mo scoprite un bel po' di cose. Cioè, questa è stata fatta nell'istante, non è che partiamo così, noi seguiamo per anni, per decenni l'evoluzione, come diciamo da sempre, geopolitica e storica dell'Italia e non solo dell'Italia, per poi gradualmente creare una contrapposizione al progetto nichilista e vile, infame e quant'altro che intorbida il pensiero alla gente quanto comune, mai ecclesiastico. E soprattutto ecclesiastico, che distorce in una maniera, diciamo, di progetto dinamico, sia di strategia che di tattica,
e che porta poi alla, diciamo, formalizzazione apparentemente legale di qualcosa che è del tutto illegale in una maniera infame, proprio oscena, ecco, direi. E allora che cosa succede? Noi facciamo questa querela il 21 gennaio 2020, in cui io dico il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, la Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Corte dei Conti e quant'altro, per abuso d'ufficio, istigazione a delinquere, istigazione a disobbedire alle leggi, associazione a delinquere, truffa, truffa ai danni dello Stato, abuso della credibilità popolare ed altro. Che era successo? Allora, fondamenta di riferimento, articolo 2 della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità, bla bla bla. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica e economica del Paese. Pensa quanto ci credono partecipanti, addirittura abbiamo un governo che non è eletto da noi, no? Quindi pensate quanto è stravolto già anche questo articolo 3. Ma, non è eletto da noi, ma... Ha eletto da Nazareth, da Nazareth. Nazareth e Gesuiti. È normale. Allora, articolo 28. I funzionari della Costituzione, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Articolo 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le Costituzioni e le leggi. I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina di onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Il fatto... Che era successo per depositare questa querela? Ecco, emanazione della legge 160 del 27 dicembre 2020, cioè un mese prima di questa querela. Che era successo? Articolo 1 di questa legge, sentite bene che cazzo di infami si sono... allora, questa, noi ce ne siamo accorti immediatamente, non appena è stata pubblicata. Ma questa cosa qui non sa un cazzo nessuno, neppure di quelli che si vantano di essere dei leader dell'opposizione e anche dei movimentini dell'ultima ora come questi attuali, i signori Fusaro, i signori che cavolo ne so, adesso non viene neanche la parola. Vabbè, è lo stesso, lei è lo stesso. Ninuzzo e quant'altri, ecco. Questo per dire che queste cose qua le notano e le percepiscono solo quelli che hanno le vibriste per riuscire a percepire queste onde, esatto, elettromagnetiche. Esatto. Gli altri lasciateli perdere, senza nessuna offesa per nessuno, ma sta cosa qua che adesso io vi leggo vi farà rizzare i capelli del pube, non quelli di quello che volevano loro. Ti ricordi che abbiamo letto cosa facevano ai poveracci che dovevano essere bruciati? Certo, certo. Emanazione quindi della legge 160, andate a leggere questa legge, potete immaginare che ce lo siamo inventato. Andate a leggere, vi rendetevi conto sbattendoci il muso. Allora, articolo 1, comma 679, comma 670, ma vi rendete? Ma non sanno nemmeno leggere, vanno a arrivare a... Articolo 679, e non è l'ultimo, Articolo 79, 679, comma 670, perché l'articolo è uno solo, è la legge finanziaria del 2020. Sì, no. Ma questa legge finanziaria all'interno, nelle onde, nelle crespe, nei reconditi ripostigli di questa Anfratti, trova, nei rigurgiti, figura, azione e immagine quello che adesso sto leggendo. Allora, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dice che il cazzo c'entra, non ti preoccupare, mo ci arriviamo. La detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico dell'imposta sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 9917 e in altre disposizioni normative, non ci avete capito un cazzo, ma questa è l'intenzione, la loro intenzione è di fare le cose apparentemente legali, in cui però voi non avete capito un cazzo e quindi non potete reagire. Certamente. Ma però esistono anche persone come noi. E allora... Dice questo articolo 1, comma 679, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamenti previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo del 29 luglio 1997, numero 241, 680,
No, questo dice il 679. Il 680, il comma 680 dice: la disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali o dispositivi medici, certo, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Tracciabilità delle detrazioni, perché qua ci vuole un po' per capirlo, devo arrivare un bel pezzo avanti per farvi, così capite che caso hanno combinato. Tracciabilità delle detrazioni: i cittadini, per poter fruire delle detrazioni IRPEF del 19% degli oneri fiscalmente rilevanti, ovvero quelli indicati dall'articolo 15 del testo unico dell'imposta sui redditi, dovranno utilizzare i sistemi di pagamento tracciabili. Vi rendete conto che cazzo stanno dicendo questi? Certamente, fanno posta. Testo unico delle imposte sui redditi, articolo 15, mo lo leggo, che è stato nominato varie volte, no? Detrazione per oneri, comma 1, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Omissis, tralascio. La nuova norma inconfutabilmente istiga a disobbedire all'articolo 1277, questo lo scrivo io, lo dico io, del codice civile, che impone l'utilizzo di metodi di pagamento in conflittuale contrasto con il dettato del codice civile, ingiungendo ai contribuenti mezzi di pagamento diversi dalla legalità al fine di ottenere sgravi fiscali, elencando le seguenti spese. E qui faccio un elenco, ne leggo alcune: intermediazioni immobiliari per abitazione principale, dentista, veterinarie, funebri, frequenza scuola e università, frequenza asili nido, non le leggo che sono 50 punti, ma tutto quello che è detraibile, è economicamente detraibile, lo puoi fare solo se lo fai attraverso il sistema della tracciabilità. Adesso arriviamo anche a quello. Anche gli affitti di accenni universitari, canoni di abitazione principale, cioè ti puoi scarica tutto del 19% purché lo fai in quella maniera lì. Allora, ecco l'elenco. Cioè attraverso la banca, diciamolo in maniera chiara. Aspetta. Ecco l'elenco di spese sanitarie detraibili solo con pagamenti tracciabili, post, bonifico o assegno, se non rese da strutture pubbliche o comunque da strutture private accreditate. Anche qua faccio vedere soltanto l'immagine, so una cinquantina di voci, praticamente tutto quello che è l'economia reale quotidiana dei cittadini, che se sei buono, sei vaccinato, allora ti tirano le pietre. Allora puoi scopare pure la Madonna. Sì. No? Se invece non lo sei, sei un blasfemo già solo se parli male della Madonna, no? Certo. Anzi, se non parli proprio, ecco, ti rifiuti di parlarne. Non la devi proprio citare. Allora, andiamo avanti. Tralasciamo tutto quel lungo elenco, evidenziamo cosa afferma l'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 244, pure avevamo nominato prima, per capire che cazzo significa questo, perché bisogna andare a studiare per capire i riferimenti storici anche di 30, 40, 50 anni, 80 anni prima, no? Devi andare a scovare la legge, leggertela, fare il confronto fra le varie possibilità che ci sono e poi puoi esprimere un pensiero e poi un giudizio. Ecco cosa dice chiaramente ed ineludibilmente il codice civile, articolo 1277, debito di somma di denaro. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima. Uno strumento di pagamento a corso legale in un territorio quando nessuno può rifiutare di riceverlo in adempimento a un debito in quella valuta. Storicamente il mezzo di pagamento di cui la legge ha conferito il potere di liberare il debitore sono la carta moneta e la moneta metallica, ovvero la cosiddetta moneta fiduciaria. Invece gli strumenti di trasferimento in moneta documentale, come quello appunto del trasferimento tramite tracciabilità. Banche, della tracciabilità, come gli assegni, le banche, le carte di pagamento, non godono di corso legale e possono quindi essere rifiutati dal creditore. L'espressione corso legale non riguarda perciò le valute, ma solamente i mezzi di pagamento, è una cosa un po' diversa. Non entriamo, non ve lo voglio spiegare, parla di fisiologia, di chimica della finanza, non è proprio il caso di entrare nel merito, finanza e della giurisprudenza. Quindi in Italia
tagli e rifiuto di monete aventi corso legale è un illecito amministrativo. Chiunque rifiuta di ricevere per il loro valore monete aventi corso legale nello Stato è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30, articolo 693 del Codice Penale. Secondo la disciplina civilistica, inoltre i debiti pecuniari si estinguono con monete aventi corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. È illecito il rifiuto o comunque vistosamente ed impropriamente discriminante e svantaggiare la valuta legale o anche dicasi valuta ufficiale come mezzo di pagamento, articolo 1278 del Codice Civile. Riflessione. Capita, mia riflessione, sì. Giorgio l'ha controfirmata quindi la dice anche lui, capita che il Parlamento approvi una legge che viola il principio di uguaglianza chiaramente delineato dall'articolo 3 della Costituzione. Allora la parte danneggiata o chi ne ha titolo può chiedere in via accidentale, cioè attraverso un processo, vedi Amplius in Wikipedia, voce Corte Costituzionale della Repubblica, capitolo 5, paragrafi 1.1 e 1.2, al giudice civile, penale o amministrativo, cui necessariamente deve rivolgersi per rilevare l'incostituzionalità della norma da applicare al caso concreto, perché in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Il giudice, se ritiene fondata la questione, rimetterà la decisione sul punto alla Corte Costituzionale. Corollario del principio di uguaglianza è il più generale principio di ragionevolezza, alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate. Il principio di uguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in uguali condizioni. Sentenza numero 15 del 1960. L'articolo 3 della Costituzione vieta la disparità di trattamento in situazioni simili e discriminazioni irragionevoli. Che è ovvio. Sentenza 96 del 1980, sempre della Corte Costituzionale. Quindi si ha violazione dell'articolo 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. Qui, per l'emanazione dell'articolo 1, comma 679, ci troviamo di fronte a un mastodontico misfatto comportamentale, creando di fatto cittadini di serie A che, avendoli istigati a delinquere disobbedendo al dettato del Codice Civile, sono di fatto premiati con una notevole detrazione fiscale rispetto ai cittadini di serie B ligi al Codice Civile, ubi maior minor cessa ovviamente, che non possa godere delle stesse agevolazioni fiscali degli altri sopracitati. Anche nella nota lettera di Yves Mersch, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea da data 13 dicembre 2019, contingente che proprio qualche giorno prima di questo che hanno fatto su ordine loro, ovviamente. Allora, Yves Mersch, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea da data 13 dicembre 2019, costui evidenzia ripetutamente la funzione dell'uso del contante in quanto moneta legale, che deve essere consentito sempre e comunque a qualsiasi gruppo sociale senza dover pagare commissioni. Ed è quella. Adesso ci arriviamo. L'utilizzo del contante legale, sottolinea la lettera, non consente legalmente di imporre tariffe per il suo utilizzo, dice proprio il testo della legge, così ravvisando pure un illecito arricchimento delle banche commerciali, fra l'altro, no? Inoltre i pagamenti in contanti non richiedono infrastrutture tecniche e funzionali con i relativi investimenti e sono sempre disponibili, ciò riveste particolare importanza in caso di indisponibilità dei pagamenti elettronici. Pensiamo per esempio ai server che controllano il circuito del denaro nominale, che vanno in tilt per qualche problemi di energia elettrica di qualunque genere, e tu hai i tuoi soldi vincolati lì e non li puoi disporre l'ambulanza. Quando vai al bancomat della tua banca e la banca ti dice che più di tanto non ti dà. Ma sei di fronte a un fatto concreto, che cosa fai? Niente, te la pigli in sacco. Il tuo diritto viene soppresso da questa infame modalità di comportamento delle banche. L'utilizzo del contante legale, sottolinea la lettera, quella di Yves Mersch, non consente legalmente di imporre tariffe per il suo utilizzo, così ravvisando pure un illecito arricchimento delle banche commerciali. Inoltre i pagamenti in contanti non richiedono infrastrutture
tecniche funzionali con relativi investimenti e sono sempre disponibili. Ciò riveste particolare importanza in caso di indisponibilità dei pagamenti elettronici. La frequente sottolineatura del contante come moneta legale serve nella lettera del BCE per distinguere la moneta emessa dalla Banca Centrale Europea dalla cosiddetta moneta bancaria, che è una forma di moneta privata emessa dalle banche commerciali e accettata da tutti, perché è convertibile in moneta legale. Ma a differenza della Banca Centrale Europea, le banche commerciali offrono a famiglie e imprese strumenti di pagamento elettronici o meno come bonifici, assegni e carte, per i quali si deve pagare una commissione. È chiaro? È chiaro. Speriamo anche se la lettera anche se la lettera si ferma qui, Yves Mersch non lo dice, pare evidente che la forte limitazione dell'uso del contante decisa dal governo Conte finirà per essere un enorme regalo alle banche. Infatti la moneta legale emessa dalla Banca Centrale Europea è appena il 5% della massa monetaria totale europea, mentre il resto è costituito interamente da moneta bancaria basata fiduciariamente sull'aumento esponenziale del debito contratto attraverso mutui e prestiti. Si verifica così un doppio raggiro e un'ingiusta sperequazione, sia dal lato dei cittadini che, volendo e potendo per legge utilizzare il contante moneta legale, sono sviati o indirizzati col ricatto della mancata detrazione, ricatto del virus ovviamente, della vaccinazione, del Green Pass, eccetera, dalla mancata detrazione, dunque. Si verifica così un doppio raggiro e un'ingiusta sperequazione, sia dal lato dei cittadini che, volendo e potendo per legge utilizzare il contante moneta legale, sono sviati o indirizzati col ricatto della mancata detrazione delle spese mediche ed altro, e dall'altro lato si tosano ambiguamente coloro che pecorescamente si fidano dell'apparente elargizione di questo Consiglio dei Ministri, quando invece è il terzo, lo Stato che gode, forse sarebbe meglio dire il quarto, e cioè le banche commerciali, così ravvisando che il vero Deus ex machina sono altre, le banche commerciali. E quindi... E chi le gestisce ed è chi ne è proprietario. Non si capisce infatti, e non se ne ravvisa la ragione, non se ne giustifica il comportamento e le motivazioni legali per cui un primo ministro non eletto e quindi semplice cittadino che deve soggiacere alle leggi senza alcuna immunità debba indurre i cittadini a violare il dettato costituzionale del codice civile incredibilmente ed ingiustificatamente premiando chi disobbedisce e soprattutto le banche commerciali. Tutto ciò premesso, chiediamo di voler procedere per gli atti di competenza d'ordine e configurazione dei fattispecie di gravi violazioni dell'articolo della Costituzione dello Stato, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro, questo l'abbiamo scritto 3 giorni prima della emissione della cosiddetta emergenza dovuta a Covid. Questa legge approvata il 21 gennaio e prima ancora l'altro riferimento che facevo fatta a fine nella finanziaria del 2020 non è casuale, arrivano contemporaneamente perché devono essere agite contemporaneamente, è chiaro? Quindi il virus dell'aviaria, della mucca pazza, della lingua rossa, viola del maiale, dell'oca, dell'anatra e del virus che viene identificato immediatamente... Dell'ippogrifo! Che viene immediatamente... come si dice, identificato subito, immediatamente identificato quando un virus, lo sa bene il dottor Vitali, che il virus non è tracciabile mai perché è talmente in evoluzione costante, diveniente, per cui il virus puoi tentare nel ceppo centrale di intervenire, nel ceppo centrale, certo, ma non nelle mutazioni che stanno avvenendo ogni istante successivamente. È naturale. Quindi la funzionalità di un vaccino è sempre, come si dice, subordinata agli effetti poi che riesce a dimostrare pienamente. E soprattutto pienamente alla coglioneria di chi ci crede. Oltretutto. Quindi tutte le epidemie influenzali, non quelle della peste o di chi sia. Ma dipende che cosa c'è. Ad esempio, che cos'è la pestilenza? Andiamolo a vedere, noi l'abbiamo letto tante volte. Ma nessuno l'ha mai codificata, scientificamente. Abbiamo fatto moltissime trasmissioni facendo vedere le opere del Manzoni, facendo vedere le opere del professor Cipolla e tutte queste cose qui sulle pestilenze. No, ma cazzo sono la storia, a proposito di peste, la peste di Gallipoli è emblematica, certo. È stata fatta
appena dopo la prima guerra, no, appena dopo la prima la battaglia sì. di Gallipoli nel sì. 1915, che non è la Gallipoli di quel coglione, no. di D'Alema, è un'altra Gallipoli, che significa città bianca in greco antico, no? Lo sapevi? Kalos, bella, città bella, Kalik Kalos. Anche bianca. Polis. No, Kalos è bella, c'hai ragione, scusa. Vabbè, come niente, non frega niente. E in quell'occasione lì, della peste, della presunta peste di Gallipoli, in realtà non è mai stato identificato davvero che ci fosse la peste, fra l'altro, perché era in epoca moderna e nessuno ha potuto, con gli strumenti moderni, diciamo, registrare questo avvenimento. È naturale. Quindi si questo immagino. Per dire... Quindi si inventano anche le pesti, come si inventano i virus. Ma ti immagini, tutto inventato. E anche io vorrei che le persone riuscissero a pensare. Allora, la famosa peste di Milano, 1630. La gente moriva sicuramente, perché come è descritto... Sarebbe stata quella da definire la spagnola, invece di quella del 1918. Però, vedi caso, questa peste era stata, come dire, implementata da chi? Dagli Lanzichenecchi, i quali Lanzichenecchi, vedi caso... Vabbè, parliamo di un secolo prima, oh. No, i Lanzichenecchi sono quelli che hanno provocato la peste del 1630, oh. Sì, ma quella di Roma... del 1529 è un'altra cosa, io sto parlando della peste del 1630, certo. Sempre l'Anzichenecchi sono a soldo questa volta dell'imperatore, certamente, e lì, come dire, il sottofondo politico è molto chiaro, e queste sono le cose che bisogna, ma anche il sottofondo politico della peste di Roma, certo. Che vedi caso ha risparmiato il Papa. Come moriva il popolo, peraltro torturato, violentato, massacrato sempre dai Lanzichenecchi, il Papa invece non era morto, perché c'era la protezione di Gesù. Certo. Poi, non so, personaggi come Michelangelo, eccetera, non sono stati toccati dalla peste. No. È interessante, è molto interessante. Vabbè, comunque vi voglio far riflettere su queste cose, perché ci sono sempre dietro gli aspetti politici, se non geopolitici. No, finanziario politici. Esattamente. Anche all'epoca, ricordiamoci sempre, del sacco di Roma, il sacco di Roma non è andata esattamente come ce l'hanno raccontata. Non è che tutto quel denaro che era presente a Roma è sparito a causa degli Lanzichenecchi, è sparito a causa di alcune famiglie particolari. Che hanno imbertato, come si dice a Roma, sì. quello che era un bene pubblico è diventato un bene privato, anche il capostipite delle privatizzazioni, esattamente. O meglio privazioni, che esattamente. Sarebbe più... Mentre il popolo doveva cercare di difendersi e difendere la prole, le proprie donne, eccetera, dalla violenza dei Lanzichenecchi, c'era qualcuno che invece pensava... al fine di protezione, intendiamoci bene, dovevano proteggere i beni artistici e culturali della Roma del 1500. No, bisogna ricordarsi sempre. E soprattutto, dei prestiti, no? Certo. Che al contropegno, Papa, contropegno che al Papa venivano elargiti da tale imprenditore, di cui la famiglia ancora rimane e che aveva come sede centrale, vedi caso, Francoforte. No, io volevo dire, i Fugger avevano una sede centrale a Francoforte. Ai nostri cari potenti comandanti o direttori, leader pseudopolitici o quello che vogliamo, voglio ricordare che il popolo ha una funzione importante, e cioè quello... che viene privato, il bene che viene privato al popolo, poi il popolo priva del bene primario, non dei beni, ma del bene primario il titolare del potere. Quindi, prima o poi, ciò che viene privato al popolo viene privato anche al comandante, al dirigente, al potente. In questo caso al Papa. Quindi non è che va sempre bene. Specifichiamo, al Papa gesuita, che è ancora più chiaro. No, ma bisogna ricordare, a proposito di papi,
La gente non lo sa, ma di papi morti ammazzati dei 250 circa che sono esistiti, ne sono morti almeno un centinaio, quindi non è... Chi più chi meno. Chi ammazzato, avvelenato, accoltellato, buttato dalla finestra. Come no, buttato nel Tevere. No, defenestrato. Defenestrato. Defenestrato è un termine nato dalla defenestrazione di vari papi. Certo. In particolare uno, ha rilevato quello francese che non mi ricordo mai come si chiama, a Viterbo, quando il papato si era trasferito dopo il 1241 a Viterbo. Esatto. Quindi questo per capire, insomma, che certi temi... Nei pressi di Sutri, diciamo meglio. No, no, quello è proprio successo a Viterbo. Sì, vabbè, comunque, ho detto, nei pressi di Sutri. A Sutri sono successi altri fatti eclatanti. Sì, basta andarseli a leggere. Ma basta ricordare l'assedio... L'assedio, sì. L'assedio di Roma che si era portato a Sutri come acquartieramento, sì. Esatto. Da parte del grande imperatore Franco. Chi era il più grande imperatore Franco? Il grande imperatore Franco era... Magno. Era Magno. Carlo quello Magno. Carlo Magno aveva posto i suoi attendamenti a Sutri. E lì a Sutri sono successe una serie di cose, per cui, fra cui anche molti ammazzamenti vari. Ti immagino. Ecco. E quindi, diciamo, questa storia è ben descritta. Tant'è vero che il papato disse che, appunto, ha sostenuto fino al 1400... L'elargizione. Ha sostenuto fino al 1450... Le donazioni di... Costantino. No, lì. La costazione... Liutprando. Sì, vabbè, Liutprando... Che era un longobardo. Era longobardo e è successo un centinaio d'anni prima. Esattamente. È successo questo episodio di Liutprando, che era anche lui a Sutri, quando ha fatto la donazione. Esattamente, perché Sutri è un punto, tant'è vero che oggi... Era una città importante all'epoca. Tant'è vero che oggi è tanto importante che ha eletto Vittorio Sgarbi proprio sindaco. Comunque a Sutri ci sono dei grossi gangli di potere. Anche certo. Ignoti, poco saputo. Esattamente. Ma Sutri, io mi ricordo quando a Sutri ci andavamo a fare le messe nere. Esattamente. Cioè c'era questa diceria che nell'ossario che allora era all'aperto l'ossario che noi abbiamo filmato e dentro il quale abbiamo fatto anche dei video. Ah sì, può darsi, non viene in mente bene. Lo ricordo sì. Io. E lì celebravano queste messe nere. E mi ricordo che da ragazzi noi, curiosando, andavamo anche a vedere. E c'era un maniero che poi diventò di proprietà di un mio conoscente. Quello che faceva i tappi a Corona. A Corona, quello che aveva inventato a suo tempo, i tappi a Corona, dove facevano i veri processi dell'Inquisizione, venivano fatti lì, sì. Certamente non era... Era un'abbassia sì. Vicino Sutri, adesso non mi riesco a ricordare il nome. Esiste ancora l'abbassia? Sì, a 5 km a linea d'aria, nemmeno 5 sì, km sì, sì. In linea d'aria da Sutri. Sulla sinistra andando verso fuori. Quindi così navigando così per linee estemporanee in maniera... radiale quasi, no? Sì. Tangenziale, tutti i vari tipi di linee che uno può immaginare, diciamo, poi si ricostruisce si dice sempre, tutte le strade portano a Sutri. Sì. Beh, io ci sono stato per un bel po' di anni frequentemente, conosco anche un sacco di tombe. Io mi ricordo quando nel 68, 69, 70 andavamo a scoprire le tombe in campagna, e una volta c'era anche il Mitreo, ricordiamoci. Sì, sono rimasto impantanato tutta la notte a aspettare che arrivava il contadino. C'era un film bellissimo che a un certo punto uno vede il contadino all'alba che arriva, no? Non mi ricordo, sì. Un film importante. La dolce vita di arriva solo contadino, dolce vita di Fellini, che c'è l'alba e che alla fine c'è questa ragazzina e il mare lì, insomma, niente, è arrivato il suo contadino
Dice, aspetta, vado a prendere il trattore. Andato a prendere il trattore e ci ha portato fuori da questo. Eravamo andati finiti proprio dentro un campo arato, per cui eravamo proprio piantati. Non riusciamo proprio a uscire fuori. E ci abbiamo avuto, poi ci ha invitato a fare colazione con lui. Pure, con sì, abbiamo fatto conoscenza, ci siamo visti anche qualche altra volta. Insomma, è stato. Ci andavamo spesso in quella zona, insomma, questo per dire. E quindi conoscevamo bene molti segreti arcani, gli arcani segreti. Arcanissimi. E non a caso, appunto, c'era il Mitreo. Sì, il Mitreo oggi è stato, diciamo, ricomunicata come chiesa da qualche anno, mi pare. È stato restaurato il Mitreo. Sì. È stato, allora, lì c'era l'ossario, era una parte dell'ossario che, appunto, con cui andavano a fare le messe nere. Poi questo ossario è stato tumulato da qualche parte, non so dove, e hanno ripristinato appunto il Mitreo, che è molto bello, scavato nel tufo, è lungo una decina, 12 metri così, largo più o meno 4-5 metri, alto a un 4, con al centro, cioè con l'altare, sempre anche quello scavato nel tufo, quindi non mobile, dove appunto c'era poi appoggiato in antico la statua di Mitra che ammazza il toro, ecco. Che poi da lì nasce la diffusione dell'iconografia, ma della leggenda, ecco, sì, del dio nato nella grotta, sì, con tutte le varie lucubrazioni, al freddo e al gelo. E al gelo, sì. E quindi niente, questo per dire, insomma, che noi viviamo in un'epoca in cui il controllo dell'informazione è fatta passare o non passare, perché quello che abbiamo letto ritornare all'origine della discussione attuale, che abbiamo letto di questa legge infame che hanno approvato all'inizio del 2020, adesso mi sfugge un momento d'amnesia, di cui abbiamo parlato un attimo fa, questo è uno di quei capitoli della storia che la gente non deve sapere, perché se uno sapesse le cose, ma uno va lì con la ciabatta, con un piccone, glielo figa in testa, A dir poco, perché non è possibile, o l'ascia di guerra, no? Cioè, prendo l'ascia quella medievale, no? L'ascia con quella ti spacco in due come se fossi un cocomero. Esatto. Cioè, è mai possibile? Cioè, talmente evidente, talmente volgari, talmente infami, che la gente dovrebbe andare lì e non so, tirargli la merda addosso, una cosa del genere, prima di impiccarli, ma dopo sofferenze, ovviamente. Sì, mi pare ovvio. Dobbiamo restituire tante cose. Troppe torture hanno fatto per tenere a bada i popoli, e sarebbe ora che si cominciasse a fare qualcosa di differente. Invece dicono il contrario, che cosa succede? Sì. Ieri sono andato in banca a ritirare la pensione. Ero l'unico che non c'aveva la mascherina. Sì. E tutti che mi guardavano in cagnesco. Sì. Addirittura una mi ha detto, dice, ma lei? Io ho detto, guarda, io mi occupo di questa cosa da 15 anni. Sia non rompa i coglioni. Sia zitta che fa più bella figura. Sì. Oh, l'ha ammutolita. Era una tutta tirata, no? Sì. Tutta in gingheri, cioè addirittura doppia mascherina. Ci sono quelli che se ne mettono, sì, doppia mascherina, tripla, sì, allucinante. C'è una anche al culo. Dice, scusi, lei al culo? Dice, ma lei ha la mascherina? Lei deve mettere la mascherina sul naso. Dice, scusi, ma lei al culo se ne mette? No, perché anche quelli sono orifici da cui può entrare il virus. Come soprattutto cazzo, se lo prendi in quel posto. Cazzo. A stantufo entra. Sono i vizi degli orifici. Vabbè, l'abbiamo sparata un bel po', sì, oggi. Basta così. Ciao. So long. Semper. Laudetur Priapus. Abbiamo registrato per... aspetta che te lo dico. Un bel po', Dunque, 30 minuti, 35. Va bene, va bene. Vabbè.